Buongiorno a tutti. Oggi ci divertiamo a realizzare un elettrificatore per recinti elettrici, di quelli che tengono alla larga gli animali. Per lo stadio oscillatore utilizzeremo un circuito semplicissimo basato su un fotoaccoppiatore, normalmente disponibile in qualsiasi alimentatore switching. Con l'occasione vedremo come realizzare prototipi di circuiti elettronici in maniera semplice e veloce, senza le saldature, ma utilizzando questa breadboard porta componenti elettronici. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. Il cuore di tutto il progetto è questo generatore di alta tensione che, se alimentato da 3 a 6 volte, è in grado di generare 400 kV sulla sua uscita. Per pilotare questo trasformatore elevatore di tensione utilizziamo un oscillatore basato su un fotoaccoppiatore modello 817. Al suo interno è presente un diodo emettitore ed un fototransistor ricevitore. Accendendo il diodo interno, il fototransistor entra in conduzione. Questo componente normalmente è presente negli alimentatori switching ed in tutti quei circuiti elettronici che devono comunicare tra loro pur mantenendo separati i due stati. Negli alimentatori switching, questo componente serve per realizzare il feedback tra stadio secondario e stadio primario. Laddove il diodo collegato al circuito sul secondario, allorquando si verifica un aumento incontrollato di tensione, fa attivare il fototransistor posto sul primario per ristabilire la situazione. Nel nostro schema di recinto elettrico, tuttavia, la funzione è quella di oscillatore a bassissima frequenza. Dal seguente funzionamento, la batteria auto 12 V collegata alla resistenza da 5,6 kΩ carica lentamente il condensatore elettrolitico da 220 microfarad e contemporaneamente illumina il LED contenuto all'interno del fotoaccoppiatore. A questo punto il fototransistor entra in conduzione, ma giusto per il tempo necessario a scaricare nuovamente il condensatore elettrolitico, producendo in questo modo un impulso oscillatorio di brevissima durata che andrà anche ad attivare il MOSFET collegato al pedino 3. Questo MOSFET accende un generatore di alta tensione, contenente a sua volta al suo interno un oscillatore a bassa frequenza ed un trasformatore elevatore di tensione che genera la scintilla in uscita. Questi 400 kV presenti sul secondario genereranno un arco voltaico e quindi la scossa elettrica per l'animale. Per realizzare questo semplicissimo oscillatore ad impulsi strettissimi, ci occorre innanzitutto un fotoaccoppiatore che possiamo prelevare da qualsiasi alimentatore switching. Come già detto, questo componente realizza il feedback tra il secondario del trasformatore ed il primario. Per l'estrazione utilizzerò questo comodo contrappeso fatto apposta per estrarre componenti elettronici dai circuiti. Si tratta di un bullone con saldata una pinzetta a coccodrillo. Utilizziamo dello stagno 6040 con all'interno un'anima di flussante. Questo stagno permette di abbassare la temperatura di fusione dello stagno già presente sul circuito stampato, che normalmente è uno stagno senza piombo e quindi ha più alta temperatura di fusione. Una volta aggiunta questa goccia di stagno da ambo le parti, andiamo a scaldare e il componente uscirà da solo. Da notare la presenza di una serigrafia che ci riporta chiaramente la posizione del LED e del fototransistor. Il puntino nero presente sull'involucro rappresenta sempre il piedino 1 del nostro componente e quindi il lato relativo al LED emettitore di luce. Si tratta, come già detto, di un fotoaccoppiatore 817. Tuttavia, alcune volte questi componenti possono anche danneggiarsi in un alimentatore. Pertanto, essendo questo alimentatore uno scheletro nel mio armadio, andiamo a testare questo componente con questo strumento che ho realizzato ad hoc. Si tratta di un oscillatore basato su un integrato 555 e di alcuni pin di collegamento per generare un'accensione di LED allorquando il nostro fotoaccoppiatore sia correttamente funzionante. Ci colleghiamo al diodo LED e spariamo degli impulsi a bassa frequenza e poi andiamo a leggerli sul fototransistor in uscita. Se il LED verde si accende, vuol dire che il fotoaccoppiatore è funzionante.
Buono questo primo fotoaccoppiatore, andiamo a testare quest'altro. Il test può essere effettuato anche sul componente montato sul circuito. Verificata la bontà del fotoaccoppiatore, possiamo validamente utilizzarlo nel nostro recinto elettrico. Maggiore il valore di queste due resistenze, maggiore sarà la frequenza di oscillazione. Con i valori attuali abbiamo circa 2 Hz. Per poter sperimentare le varie frequenze e i vari componenti, utilizzeremo per il nostro prototipo una breadboard senza saldatura che ci permette di inserire e disinserire a nostro piacimento qualsiasi componente elettronico. Abbiamo i collegamenti verticali nella parte centrale della breadboard, mentre le parti più esterne realizzano il collegamento in orizzontale per il positivo e negativo di alimentazione. I fori contengono dei morsetti che prendono perfettamente il contatto con qualsiasi componente elettronico volessimo inserire. In questo modo è possibile realizzare qualsiasi tipo di circuito elettronico senza effettuare saldature e senza tagliare i piedini dei componenti che possono essere sostituiti facilmente. Così facendo, in pochissimo tempo possiamo buttare giù lo schema elettrico di un circuito per vedere se funziona. In questo caso, per esempio, realizzare un semplice circuito elettronico per l'accensione corretta di questo LED tramite opportuna resistenza di polarizzazione, che all'occorrenza potrà anche essere facilmente sostituita con una di un altro valore. Si tratta di una breadboard molto versatile. Su questi contatti, però, possiamo anche inserire altri componenti, come per esempio dei condensatori elettrolitici per realizzare il nostro stadio oscillatore, oppure i tre terminali di un MOSFET di potenza che ci serve per alimentare il nostro trasformatore di alta tensione. Il bello di questo sistema è che possiamo cambiare valore di componenti in qualsiasi momento e quindi gestire la frequenza del nostro oscillatore. Andiamo a realizzare il nostro circuito prototipo, cominciando proprio con il nostro fotoaccoppiatore. Una volta inseriti tutti i componenti elettronici secondo lo schema elettrico di riferimento, per effettuare i collegamenti mancanti utilizzeremo i fili in dotazione su questo kit. Il risultato sarà il seguente. Abbiamo diversi vari collegamenti con cavi colorati che sopperiscono alla mancanza delle connessioni verticali e orizzontali presenti. Ho appena inserito i due cavi di alimentazione, positivo e negativo, sulla linea di alimentazione. Ho collegato i due fili positivo e negativo che alimentano il generatore di alta tensione, che contiene al suo interno un altro oscillatore a alta frequenza che genera la 400 kV sul secondario di uscita. Ho inserito una prima resistenza di oscillazione di 470 ohm per avere un'oscillazione il più bassa possibile. È il momento di inserire il Power MOSFET di commutazione, si tratta di un N-channel IRF510. Sopporta una tensione VDS massima di 100 V e 5 A di corrente massima. Vi ricordo che per i MOSFET N-channel il carico va applicato al drain. Una volta inserito questo MOSFET, applichiamo una tensione di alimentazione di 12 V con questo alimentatore variabile, che è stato oggetto di un mio video precedente di cui vi metterò il link in alto a destra. Fatti questi collegamenti, vediamo come si comporta il circuito. Accendiamolo. E avremo un impulso, sì, ad alta tensione, ma vediamo anche che il nostro alimentatore va in protezione perché il circuito sta evidentemente assorbendo più di 1 A. Il vantaggio della breadboard è proprio questo, che possiamo cambiare il valore dei componenti fino ad arrivare a quelli dello schema elettrico definitivo. Una volta aumentato il valore di talune resistenze per ridurre questo assorbimento, vedremo che adesso il circuito funziona correttamente con una corrente accettabile per il mio alimentatorino. Effettuando alcune prove, la scintilla si genera fino ad una tensione di circa 11 volt, che di solito è la tensione minima di una batteria auto che si è scaricata. Grazie a questi prototipi su breadboard possiamo realizzare qualsiasi circuito, come per esempio questo blinker per LED ad alta luminosità. A questo punto passiamo alla realizzazione pratica del nostro recinto elettrico, inserendo il nostro fotoaccoppiatore su una basetta a 1000 fori a saldare.
Per il collegamento utilizzeremo dei sottili fili di rame. Una volta inseriti e saldati e collegati tra loro tutti i componenti, il risultato sarà il seguente. Abbiamo il MOSFET in primo piano, il condensatore elettrolitico, qualche resistenza di polarizzazione e il LED per gli impulsi, mentre sull'altro lato abbiamo un po' di stagnature e di fili di rame sottilissimi. I due collegamenti esterni ai cavi di alimentazione 12 volt e quelli che vanno al trasformatore di alta tensione. Vediamo se anche questo circuito funziona correttamente. Colleghiamoci ad una fonte alimentazione 12 volt. Anche quest'altro alimentatore più potente è stato oggetto di un mio video, link in alto a destra. Cominciamo con una tensione di 11 volt, la minima possibile. Abbiamo il circuito che oscilla correttamente con un discreto lampeggio e un assorbimento di corrente decente che ci permetterà di avere una lunga vita per la batteria dell'auto ad esso collegata. Verificato il buon funzionamento, andiamo ad inserire il nostro circuito elettronico in una scatola IP44, sulla quale ho già provveduto ad inserire un voltometro per batterie auto, contenente anche una barra LED visiva per l'indicazione dello stato di carica della batteria, che si attiva dagli 11 a circa 13,5 volt. Inserisco questo porta LED per il LED lampeggiante dell'oscillatore che vado a fissare con della colla a caldo. Il circuito oscillatore è fissato con della colla a caldo sul porta LED. Effettuiamo le saldature all'interruttore di accensione di tutto il circuito, nonché le saldature del trasformatore elevatore di tensione collegato al positivo e al drain del nostro MOSFET di potenza. A questo punto, per alimentare tutto il circuito, saldiamo due fili positivo e negativo che andranno ai morsetti di collegamento alla batteria esterna 12 volt per auto. Facciamo un ultimo collaudo nel laboratorio con un assorbimento medio di circa 200 mAh. Una batteria completamente carica da 50 Ah durerà all'incirca 250 ore. Durata che potrà aumentare notevolmente se andiamo ad utilizzare un timer programmabile a 12 volt oppure un interruttore crepuscolare sempre a 12 volt. Tutti i link in descrizione. Per il collegamento ai fili arancioni del recinto elettrico ho collegato due fili elettrici da 2 mm quadrati con relativi termorestringenti di isolamento. Uno di questi due fili sarà collegato alla palina inserita nel terreno, mentre l'altro sarà collegato al filo arancione. Dalla scatola IP44 fuoriusciranno sia i cavi che vanno all'alta tensione, sia i cavi collegantisi alla 12 volt della mia batteria auto. Una volta inserito il tutto nella scatola elettrica, possiamo andare ad effettuare una prova pratica sul campo. Sotto questo secchio, a copertura della pioggia, è presente la mia batteria auto 12 volt e il circuito dell'elettrificatore. Da qui esce un filo che va collegato al filo elettrico arancione sull'isolatore ficcato all'interno del paletto ed un altro filo ad alta tensione ammorsettato ad una palina conficcata nel terreno adiacente. Nel caso specifico, questo elettrificatore serve a proteggere un orto non tanto dai cinghiali quanto più da istrici e nutrie che si aggirano nei pressi del fiume. Il filo passa attraverso degli isolatori avvitati su paletti ad un'altezza di circa 12 cm da terra. Con una matassina da 500 metri si possono coprire 10.000 metri quadrati di orto. Naturalmente, lungo tutto il percorso di questo filo arancione dovrà essere periodicamente tagliata l'erba per evitare che il circuito si scarichi a terra inavvertitamente, scaricando di conseguenza la batteria. Fenomeno che si aggrava ulteriormente in presenza di temporali. Per misurare il buon funzionamento di questo elettrificatore, ho realizzato in passato un tester per recinti elettrici, di cui vi metterò il link al video qui in alto a destra. Tuttavia, una tecnica elementare consiste nel porre una piccola zappetta a contatto del terreno avvicinandola al filo fino a quando non vedremo scoccare e sentire la scintilla alta tensione.
A questo punto avremo la certezza del buon funzionamento del nostro elettrificatore per recinti, che sicuramente non ha nulla da invidiare a modelli più professionali e anche costosi. Bene amici, anche per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete like e iscrivetevi al canale. Dal mio laboratorio è tutto. Io vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento alla prossima volta.